Ci risiamo. Come era prevedibile, dopo che la capitana Carola Rackete a bordo della Sea-Watch qualche giorno fa aveva forzato i confini italiani, violato la legge italiana, riso in faccia le indicazioni del governo italiano, speronato una motovedetta della Guardia di Finanza e che per tutta risposta era stata rimessa in libertà dopo credo 48 ore e oggi è l'eroina degli accoglioni di tutta Europa, addirittura con copertine di grandi settimanali che la lanciano come una coraggiosissima novella eroina d'Europa. Ovviamente, come era prevedibile e come avevamo previsto, una serie di altri personaggi in cerca d'autore, alla ricerca di un minuto di visibilità, si sono messi alla guida delle navi delle organizzazioni non governative per portare immigrati clandestini in Italia. Non c'è bastato quello che è accaduto nei giorni scorsi, non c'è bastato che ci siano già nel Mediterraneo diverse navi che annunciano di star pattugliando, di voler cercare gli immigrati clandestini e di volerli portare in Italia se non avranno scelta, come ci vengono a raccontare. Oggi lo scandalo degli scandali è che entra in Italia violando le leggi italiane, forzando il blocco italiano, tentando di andare addosso alle motovedette italiane, una nave con a bordo immigrati clandestini, il cui capitano, alla guida della quale c'è un parlamentare della Repubblica italiana. Tale Palazzotto, esponente di tipo possibile non lo so, della sinistra radicale, cioè di gente che da decenni si batte per portare in Italia l'immigrazione clandestina incontrollata, che per questo è stata bocciata in tutte le elezioni possibili e immaginabili, perché la democrazia e con la democrazia gli italiani hanno detto che l'immigrazione incontrollata in Italia non ce la vogliono. E allora queste persone, che non hanno avuto i voti per fare le cose che vogliono fare, hanno deciso che le fanno lo stesso. E chi se ne frega delle leggi italiane? E chi se ne frega degli italiani che gli pagano lo stipendio? Loro o comandano loro o comandano loro comunque. Un po' quello che il comunismo ha sempre fatto. O comando o vinco le elezioni o farò di tutto per sabotare le leggi dello Stato e comandare lo stesso. Era lo stesso principio del terrorismo. È lo stesso principio che abbiamo visto col terrorismo negli anni 70, era lo stesso principio che abbiamo visto con l'eversione di chi, essendo minoritario, decideva di comandare lo stesso. Se non vinco io, le leggi dello Stato sono leggi ingiuste e allora le imporrò con la forza. È esattamente quello che sta facendo oggi, che stanno facendo oggi questo palazzotto e quelli che lo sostengono. Noi abbiamo una serie di cattivi maestri, Gad Lerner, Saviano, che stanno lì a dire che è giusto violare le leggi italiane perché sono delle leggi ingiuste, e abbiamo un parlamentare pagato per scrivere le leggi che, siccome non è capace di scrivere le leggi, sta lì a violare apertamente le leggi italiane con lo stipendio pagato da voi. Io dico, non ho più parole. Dico sinceramente che io non ho più parole. È assolutamente scandaloso, perché uno può pure pensare che vuole portare qui gli immigrati clandestini, può pure pensare che vuole essere accoglione, può pensare quello che vuole, ma lo deve fare secondo le norme e le leggi, a maggior ragione se è un parlamentare della Repubblica Italiana. Non sta al mondo che un parlamentare della Repubblica Italiana si mette a violare le leggi italiane perché non ha avuto la capacità e i voti per cambiarla. Non sta al mondo. E io lo voglio dire, perché credo che siamo veramente arrivati oltre la soglia di quello che si poteva sopportare. E se noi consentiamo questo, che i parlamentari, che sono quelli che devono far scrivere le leggi, che quindi sono i primi a dover credere nel valore delle leggi che vengono scritte dal Parlamento italiano, siano i primi, siano quelli che oggi le violano, vi comunico che è finita l'Italia, è finita la democrazia, è finito lo Stato di diritto, è finita la nostra sovranità, è finita la nostra libertà, è finito tutto. Quindi penso che ci sia un problema molto grande che va assolutamente al di là anche del tema dell'immigrazione. Va assolutamente al di là se noi consentiamo che questo accada.